finisce 0-0 il derby delle Locride in campionato d'eccellenza tra Gioiosa Ionica e Roccella. I due team regini, a giocare in casa, lo ricordiamo, era il Gioiosa Ionica sul neutro di Roccella, si sono affrontati a viso aperto. In avvio un primo brivido lo crea dopo pochi minuti il Gioiosa con Ierinò, che non riesce però ad impensierire la difesa avversaria. I giocatori in maglia biancorossa sembrano più intraprendenti e costruiscono diverse soluzioni di gioco. Col passare dei minuti anche il Roccella inizia a gestire con più fluidità il possesso di palla, ma il gioco si concentra prevalentemente a centrocampo. Alla mezz'ora si segnalano due buone occasioni per Criniti Artuso, i quali però non riescono a creare pericoli per il portiere Caputo. E nel secondo tempo che Roccella scende in campo con maggiore determinazione. Al terzo, brividi per la difesa della Gioiosa, cross dalla destra. Liverassi coordina bene ma colpisce la traversa. La squadra di Galati continua e al decimo sfiora nuovamente il vantaggio. Cross di Libri all'out destro, Minici entra in area di rigore e tutto solo manda il pallone fuori a porta completamente sguarnita. Il Gioiosa non sembra riuscire a opporre resistenza e dopo 6 minuti gli Amaranto colpiscono un'altra traversa con il tiro cross di Criniti. Il Roccella gestisce meglio il secondo tempo, ma non crea altri pericoli dalla parte di Caputo fino al 35esimo, quando Artuso salta il portiere e calcia. Nel finale si segnala solo un'occasione per il Gioiosa con Gaita, che su azione di contropiede prova un tiro dal limite parato agevolmente da Sabeddu.